Nella situazione drammatica che caratterizza tutto il nostro paese, ci sono anche degli aspetti che vorrei sottolineare almeno come incoraggianti. E io li traggo dalla mia comune esperienza come sindaco di Pragelato. Tre su tutti. Il primo, una straordinaria gara di solidarietà che si è avuta nella nostra comunità a Pragelato, partita dal Mansia, così si chiamano i punti di riferimento delle borgate di Roi, estesa a tutti i Mansia di tutte le borgate di Pragelato, che ha coinvolto anche molte associazioni locali, una raccolta di fondi a favore della Croce Verde di Perosa Argentina, che sta facendo un lavoro straordinario per la nostra comunità, dalla distribuzione dei generi alimentari e farmaci agli over 65 e a tutte le persone che sono in difficoltà e dalla progressiva distribuzione delle mascherine. Lo volevo ricordare perché la solidarietà è un aspetto molto importante quando si convive con una situazione drammatica come quella contemporanea. La seconda indicazione incoraggiante è che abbiamo una buona collaborazione politico ed istituzionale all'interno dei comuni della Via Lattea, cioè all'interno della comunità montana Comuni Olimpici Via Lattea. Una grande collaborazione che ci permette di affrontare coesi e uniti questa drammatica emergenza sanitaria. La terza ed ultima considerazione, colgo l'occasione per esprimere un grande grazie alla mia comunità di Pragelato, a tutti i cittadini che stanno lavorando molto insieme per ovviare a tutte le difficoltà che ci caratterizzano. Ritengo che in una situazione, ripeto ancora una volta, drammatica come quella con cui stiamo convivendo, il fatto di poter creare comunità, il fatto di restare uniti e il fatto di riscoprire anche il valore della sussidiarietà, uno che aiuta l'altro, sia un grande momento per poter superare questa difficile fase che ormai da troppo tempo ci sta caratterizzando. Uniti ce la faremo.